Grazie Presidente. Ho ascoltato con interesse, come al solito, del resto, l'intervento del collega, perché in realtà, questo è anche giusto da una visione delle cose differenti, qualche inesattezza in quello che è stato detto c'è. Allora, si è parlato di non vedere delle novità, ma in realtà con questa amministrazione abbiamo una novità interessante da proporre. Noi i debiti fuori bilancio li paghiamo, questa è la prima cosa importante. E dice bene quando afferma che questi debiti vengono da lontano. È vero, la stragrande maggioranza dei debiti fuori bilancio che sono passati prima nella commissione che presiedo e poi in aula sono debiti fuori bilancio che hanno genesi anche molto indietro nel tempo. Ricordo debiti fuori bilancio del 2008, 2009, 2010 e il Movimento 5 Stelle al governo di questa città ha detto un'altra cosa giusta, ha detto tantissime cose giuste il mio collega, cioè da 4 anni, dal 2016. Quindi evidentemente su quanti debiti fuori bilancio fossero partiti prima e mai trattati, anche su questo evidentemente qualcosa di buono abbiamo fatto e continuiamo a fare. Sì, perché vede, Presidente, solo nella seduta, nell'ordine dei lavori, in questo ordine dei lavori, abbiamo 18 proposte di debito fuori bilancio. La Commissione bilancio, di cui il collega ovviamente è pregiato commissario, da quando siamo in questa fase di emergenza sanitaria, credo che abbia lavorato un centinaio di delibere di debiti fuori bilancio. Quindi questo per dire che evidentemente c'è un'attività pesante. E credo che vada riconosciuto il fatto che tutti questi debiti fuori bilancio, che sono di varia natura, qui parliamo di un debito fuori bilancio per una causa di lavoro, ce ne sono tante. Ma ci sono debiti fuori bilancio per varie casistiche. Alcune assolutamente cioè il debito fuori bilancio, lo vorrei ricordare, è naturale, è un evento che accade, imprescindibile, perché che si verifica nel momento in cui, per quanto si possano prevedere le spese, l'amministrazione deve far fronte a un imprevisto. Non va demonizzato il debito fuori bilancio in quanto tale. Andrebbe demonizzato il fatto che un debito fuori bilancio venga riconosciuto dopo 10 anni. Questo sì. E che qualcuno, magari a fatica, sì, magari si poteva fare anche meglio, lo faccia, finalmente, io direi che vada apprezzato e non criticato. Questo è il punto. Poi ce ne sono altri di debiti che invece potevano essere evitati. Ne abbiamo visti tanti, ma non è un problema per attribuire responsabilità, non ci interessa. Quello che ci interessa innanzitutto è riconoscere quanto dovuto a chi ha effettuato dei lavori. Magari poi quei lavori non erano stati programmati bene, non erano stati gestiti nel pieno rispetto di quello che è il codice degli appalti, come spesso ci ricorda l'OREF quando andiamo ad affrontare queste delibere. Però a questa amministrazione credo che vada riconosciuto il fatto che innanzitutto aziende che hanno effettuato lavori, cittadini che hanno avuto delle contestazioni con l'amministrazione, personale di Roma Capitale che ha dovuto sostenere un confronto con l'amministrazione per vedere riconosciuto un proprio diritto, ecco che tutte queste persone oggi possano, tra virgolette, godere del riconoscimento di quelli che sono i fondi, quindi denaro che gli spetta. Io credo che questo sia un fatto positivo, al di là delle critiche e del si poteva fare meglio, soprattutto perché non sono perché dall'altra parte credo che questa amministrazione abbia messo in campo tutte le misure per poter ridurre drasticamente sì, magari faccio un intervento un po' più lungo, poi ovviamente non interverrò su tutti i debiti, e proprio per far sì che queste, diciamo,
chi ha un diritto riceva il giusto, diciamo, riconoscimento. Per cui ovviamente sui debiti noi poi annuncio che il Movimento 5 Stelle, il gruppo, voterà convintamente sì per l'approvazione. Grazie.